Stamattina è stata riaperta al traffico la strada provinciale 3 Siniscola Sant'Anna di Lodè, che era stata interessata il 29 ottobre 2018 da una frana che ne aveva determinato da parte della provincia la chiusura. L'arteria, che rappresenta un importante collegamento per la baronia, ha subito un primo intervento di sistemazione al valore di 300.000 euro, che è stato portato a termine a tempo di record, ma si stanno cercando altre risorse pari a 3.110.000 euro per mettere in sicurezza l'intero costone che sovrasta la strada dal chilometro 38 al chilometro 42. Il punto sui lavori di ripristino della viabilità della strada provinciale 3 sono stati fatti stamattina nel corso di una conferenza stampa ospitata in provincia. All'incontro sono intervenuti tra gli altri l'amministratore della provincia Costantino Tidu, l'assessore ai lavori pubblici della regione Roberto Frongia, i consiglieri regionali Pierluigi Saiu, Giuseppe Talanas ed Elena Fancello, il sindaco di Siniscola Gianluigi Farris e di Biti Giuseppe Cicolini. Nel suo intervento l'amministratore Tidu ha riepilogato la vicenda e sottolineato come si è arrivati alla riapertura in tempi rapidi grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni, a cominciare dalla Regione, ma servono altri interventi per completare la messa in sicurezza della strada provinciale 3 e delle altre strade dell'Alta e Bassa Baronia. I consiglieri regionali del territorio hanno sottolineato con soddisfazione il risultato conseguito per la strada provinciale 3 e per la caletta Siniscola, ma hanno anche rilevato come siano tante le problematiche della viabilità delle zone interne che, oltre ai problemi di sicurezza, rendono complicato fare impresa. Sulla stessa lunghezza d'onda i sindaci, tra le strade che attendono un intervento, la Bittisologo, la strada provinciale 45 per Marreri, da completare poi l'intervento sul ponte di Oloè, per ovviare alla chiusura del quale verrà costruito un ponte militare Bailey. L'assessore Frongia ha rilevato come le buone prassi e la collaborazione tra istituzioni abbia portato i risultati annunciati oggi sulla strada provinciale 3 o all'avvio della risoluzione di altre problematiche come quella della circonvallazione di Sindia. È stato svolto e si sta svolgendo un lavoro silenzioso che ha portato a risultati concreti. Quanto al ponte di Oloè, la soluzione trovata è provvisoria in attesa che la Procura si pronunci sulla struttura attualmente posta sotto sequestro.